Ciao ragazze, buongiorno. Oggi parliamo di un trucco speciale per un'occasione speciale, in particolare ovviamente per San Valentino, perché manca veramente poco. Quindi ho pensato, visto anche grazie alle vostre richieste, che sono sempre molto gentili, di proporvi le cose nuove appunto che ho deciso di inserire nel mio make-up. Sapete che io non mi trucco molto, quindi la cosa principale in assoluto sulla quale lavorerò anche per San Valentino sicuramente è la base. Allora, la mia tecnica è sicuramente un'altissima pulizia e ho una routine mattina e sera, della quale, se vorrete, poi parleremo molto volentieri, perché è molto importante avere una pelle pulita sempre, anche quando ci si addormenta sul divano. C'è Cocco che dissente un po', ma in realtà è così. Anche quando ci si addormenta sul divano, dico, a me succede qualche volta guardando la TV, quando si è molto stanchi, tornati dall'ufficio, ci sono molte cose da fare a casa, è normalissima questa cosa, però è importantissimo alzarsi e andare a struccarsi, per cui questa intanto è la base. Poi, partendo da una buona base, adesso vediamo un pochino quelle che sono le novità che ho scoperto da inserire nel mio make-up. Allora, innanzitutto una combinata, diciamo una combo che mi ha veramente salvato le labbra, che ha veramente migliorato, non solo rimpolpato le mie labbra, ma anche io avevo moltissimi problemi di screpolatura, sempre, estate, inverno. Invece magicamente questa cosa non succede più, grazie ad un brand molto molto importante che ho scoperto adesso. Mi direte, hai scoperto l'acqua calda? Però veramente io devo parlarvi di Estée Lauder, perché è un brand che mi ha totalmente innamorata. Ovvio, è un brand di alta qualità, ma io credo che il rapporto qualità-prezzo dei prodotti che ho provato io sia eccezionale. Partiamo con ordine però. Il primo fra tutti non è un prodotto di Estée Lauder. Lo prendo perché ho posizionato qui un po' uno specchio accanto a me, un po' di prodotti in modo da poterli condividere. Dunque, il primo prodotto di tutti è questo, Eucerin Aqua Pore. Ve ne ho già parlato. Vedete che è proprio quello che utilizzo sempre io. Allora, questa è una crema che io applico sulle labbra mattina, sera e, se passo tante ore fuori casa, anche un'altra volta durante il giorno. È una crema in gel, proprio invisibile, è un'altissima idratazione, aiuta moltissimo a riparare. Quindi prima di iniziare il trucco, diciamo 5 minuti prima di iniziare il trucco, io applico immediatamente dopo aver lavato i denti, sempre comunque idratare le labbra, applico questa crema semplicemente così con il dito. È una crema molto molto nutriente e che, dicevo appunto, aiuta a riparare. Ma di cosa vi stavo parlando? Ecco qui la grande scoperta. Allora, vi dico la verità, stavo cercando il mio solito maximizer di Dior, che adoro, è bellissimo, trovo che sia una delle mie scoperte anche queste del trucco basic, davvero una cosa da avere sempre, appunto un lucida labbra meraviglioso, appunto il maximizer di Dior. Dicevo, stavo cercando questo quando ho incontrato una cara amica e mi ha detto, ti faccio provare un prodotto per le tue labbra che veramente non avrai più nessuna difficoltà, nessuna screpolatura, ma soprattutto le troverai più sane, più rimpolpate, anche senza però avere l'effetto piccante, diciamo così, di tanti lucidalabbra o di tanti rossetti, che hanno invece questo effetto abbastanza o balsamico o piccante, comunque per attrarre quello che è il sangue sulle labbra. Allora, io adesso l'ho perfino fotografato, perché questo è il prodotto, è difficilissimo da farvelo vedere, è un prodotto semplicissimo così ed è una pozione riparatrice di Estée Lauder. Vi metto giù ovviamente tutti i link in descrizione, perché è difficile ovviamente farvi vedere semplicemente il prodotto così. Comunque è un prodotto, vediamo se riusciamo ad inquadrarlo senza mettere a fuoco me. È un prodotto cremoso dal colore neutro, per cui questo ci aiuta moltissimo a posizionarlo appunto sotto le nostre labbra prima di elaborare poi con vari rossetti, matita o quant'altro. Fantastico, devo dire, questo numero uno. Io dicevo, ho scoperto Estée Lauder. Questo video non è assolutamente sponsorizzato da Estée Lauder, ma mi ha stupito. Devo dire che ieri ho scoperto anche nella mia morning routine, nella mia evening routine, cioè le due routine della giornata, mattina e sera, di poter inserire un ulteriore fluido di cui vi parlerò, perché è una nuova scoperta anche per loro. Io l'ho provato, solo testato ieri, ed è una di quelle cose che mi fa pensare da ieri, per cui anche se l'investimento è davvero importante, vedrò con il tempo quando inserirlo all'interno della mia routine, proprio per scegliere poco ma buono, come diciamo sempre minimal chic appunto. Allora, oltre a questo, come si procede per un trucco, dicevo, per San Valentino?
pochino. Sapete che io non utilizzo fondotinta. Se voi lo utilizzate, perché immagino che sia comunque bellissimo utilizzarlo, ecco, io l'ho utilizzato quando mi sono sposata, per esempio, sapete che non è successo tanto tempo fa. Per cui per questo io ho scelto sicuramente di Dior il fondotinta che vi metto, anche questo qui in sovrimpressione, e anche il correttore sempre di Dior. Quello l'ho tenuto ancora perché un pochino è strausato, per cui mi vergogno quasi a farvelo vedere, però è Forever Skin Correct, sempre di Dior, mentre il fondotinta ovviamente poi diciamo è passato molto tempo, per cui quello non l'ho più riutilizzato. Sapete che utilizzo solo un po' di correttore nei punti, diciamo, importanti del viso, e quindi Questo è quello di Dior. E questo è invece, se volete fare un piccolissimo investimento ma avere comunque un prodotto con il quale io mi trovo bene tutti i giorni, questo è il mio cover stick di Essence, ve ne parlo sempre, o Essence, dipende se lo volete pronunciare all'inglese o alla francese, mia figlia mi bacchetta sempre su questo, però diciamo con questo io mi trovo benissimo. Come funziona? Funziona, adesso ve lo faccio vedere perché ovviamente io ho un trucco super basic oggi, lo mettiamo solo nell'angolo interno dell'occhio. Ecco così, io lo posiziono un pochino anche qui nell'angolo interno del rima naso labiale, così si dice, e poi mi hanno insegnato a fare proprio una piccola linea così sottile che esce dagli occhi. Ovviamente questo va steso con le dita, oppure se preferite con la spugnetta, adesso lo facciamo assieme, altrimenti io rimango così. Anche questo è un attrezzo che non utilizzavo molto, invece poi ho imparato ad utilizzare. Basta appunto utilizzarla premendola con la puntina, solitamente hanno una forma a goccia, premendo la punta dove avete posizionato il correttore, diciamo così, in queste zone, esattamente. Così si vedrà appunto un viso, diciamo, uniforme, e il correttore andrà a stendersi senza dare quell'effetto macchia chiara, appunto, dove l'abbiamo inserito. Semplicissimo. Allora, la mia base non poteva ovviamente cambiare, dopo tanti anni che utilizzo questa terra non poteva cambiare. Sapete che io sono innamoratissima della terra Collistar e quindi da sempre utilizzo questa 4.4, la Hawaii, Hawaiian Matte si chiama, ed è veramente meravigliosa, da sempre la utilizzo, quindi anche oggi, anche per questo trucco speciale di San Valentino, andremo ad utilizzarla. Come? Molto delicatamente. Però io ho una pelle che, anche se io la reputo chiara, in realtà non è bianchissima, per cui io vado a posizionarla comunque per dare questo aspetto salutare, sempre sulle guance, in questo modo, ovviamente un pochino sulla punta del naso, e poi per aiutarmi a contornare questo stacco fra viso e collo un pochino in questa zona. Ecco, a me piace distribuirla così. Ovviamente ricordatevi che la cosa importante da scurire, anche per quanto riguarda, diciamo, la volontà di dare un aspetto più salutare ma anche più abbronzato alla pelle, l'importante è proprio scurire questa zona qui, rimanendo sempre molto alti. Sappiate che se si scende con la terra si va ad allungare il viso, dando un aspetto più pesante e più triste, per cui ricordatevi di sorridere quando ve la mettete e poi rimanete proprio in questa zona. Adesso io mi sto proprio guardando in camera, quindi non vedo in realtà ottimamente quello che sto facendo, ma spero che per voi sia chiaro. In ogni caso, questa è la zona. Poi un'altra zona nella quale io la metto è un pochino sulle labbra, è una cosa che mi piace fare perché mi sembra che uniformi un po' le tonalità, però sempre così, molto delicatamente, come vedete, e la pulisco sempre molto bene prima di utilizzarla, battendola così in modo che l'eccesso vada via dal pennello, diciamo così, per non creare delle macchie. Importante avere un pennello dedicato alla terra, ed è importante anche sfumarla bene in modo che non crei appunto delle aree, delle zone particolarmente intense. Ecco, un'altra cosa che io applico subito, della quale mi sono innamorata, ve la faccio vedere perché si parla di Chanel. Eccolo qui, è il mio blush nuovo di Chanel. Io ho utilizzato per questo blush, adesso devo leggere appunto la tonalità, si chiama Je Contraste, è un fard proprio di contrasto, diciamo, da mettere sulle guance. Sapete che per mettere il fard bisogna sorridere. Vi faccio vedere comunque il colore, eccolo qui.
Questo è il mio colore, è un rosa pesca, proprio come va di moda in quest'anno, diciamo così. Sapete che il colore rosa pesca è il colore che è stato scelto per la palette di tutto l'anno, per cui vi lascio giù in descrizione anche un articolo che ho scritto sul blog dedicato a come, diciamo, inciderà questo colore su tutto il trend del 2024 per quanto riguarda appunto gli abiti, gli accessori e quant'altro femminili. In ogni caso, dicevo, ecco qui un pennello dedicato, ovviamente. Io ho tenuto anche questo cerchiolino che è per protezione, perché lo utilizzo proprio per togliere l'eccesso anche in questo caso del fard, e poi lo posiziono subito. Perché vi faccio vedere, perché lo posiziono ovviamente in questa zona. Lo posiziono anche sul naso perché mi piace un pochino l'effetto abbronzato, e trovo che sia molto giovane il fatto di avere questo effetto un pochino, ve lo dico chiaramente, io lo chiamo effetto Heidi, perché proprio in questa zona sembra che noi prendiamo, che abbiamo preso il sole con questo fard. In più dà molta energia, per cui lo trovo bellissimo. Un'altra cosa che faccio però con il fard, eccolo qui, lo prendo di nuovo più intenso questa volta. Stringo il pennello in modo da averlo un pochino più schiacciato e mi avvicino un po' per farvi vedere, lo posiziono proprio come se fosse un ombretto. Ovviamente poi lo devo riprendere, e a me piace molto utilizzare questi colori, soprattutto se avete gli occhi chiari, diciamo così, ma con quelli scuri è bellissimo da fare invece con la terra. È bellissimo utilizzare il fard proprio sulle palpebre per dare proprio una sorta di uniformità a quello che è il trucco. In più, questo colore così rosato dato sulle palpebre, e dicevo, se invece avete un incarnato un po' più scuro, utilizzate pure la terra per fare questa attività. Dà proprio una profondità all'occhio, non solo, mette molto in contrasto, diciamo, la tonalità delle palpebre con quella dell'occhio, per cui è come se riscaldasse un po' il colore degli occhi anche. A me piace moltissimo, come è una cosa molto semplice da fare in realtà, però mi piace molto come contrasto. Ora entriamo nei dettagli, perché dobbiamo iniziare veramente con il trucco specifico. Allora, per quanto riguarda il trucco degli occhi, possiamo iniziare così. Io utilizzo questo, diciamo, questo bianco matte, come vedete è già strautilizzato. Comunque è un bianco matte di Essence, anche questo, o di Essence, come preferite, e lo posiziono una volta, come vedete abbiamo già il rosato del trucco che abbiamo utilizzato sulle guance. Lo posiziono proprio nella parte centrale dell'occhio, salendo sotto tutta l'arcata sopraccigliare. Questo perché? Perché illumina moltissimo. In più è opaco, per cui ci aiuta un pochino, diciamo, a non avere un contrasto, non avere delle polveri all'interno degli occhi che vadano poi a diventare più luminose all'interno delle varie linee, come li chiamo io, dei nostri raggi di sole, in realtà delle piccole rughette, delle piccole linee che si vanno a formare anche di espressione durante tutta la giornata. Se è opaco, invece, questa cosa solitamente non succede. In più, a me piace anche avere qualche cosa di opaco, perché non sono un'esperta in trucco assolutamente, anzi, io condivido con voi il mio trucco semplicissimo, ma proprio per questo, quando applico il mascara, tante volte faccio dei guai, e avendo una piccola polvere opaca sugli occhi, invece è molto facile da rimuovere con un cotton fioc, non va, diciamo, ad attaccarsi troppo a quello che è il mio viso. Ecco, per cui adesso facciamo una cosa invece che mi ha insegnato un amico truccatore, per cui spero di essere in grado di farlo. Vi faccio vedere questo ombretto meraviglioso, anche questo ovviamente è di Chanel. Se trovo proprio lo stesso colore, ve lo metto giù in descrizione. Comunque, eccolo qui. Andiamo a scegliere questo colore, è un colore ambrato con dei brillantini all'interno. Devo dire che è bellissimo. Io ce l'ho da tempo questo ombretto, però lo utilizzo molto poco perché, come vedete, non mi trucco, per cui deve essere veramente un'occasione speciale. Ma un amico mi ha insegnato dove posizionarlo, e adesso ve lo faccio vedere se riesco con la telecamera. Ve lo faccio vedere. Allora, la posizione precisa è questa. Questo piccolo arco che si va ad inserire, diciamo, da metà occhio fino alla parte esterna, come se voi doveste tracciare una linea fra l'eyeliner e la metà dell'occhio, ecco. E andiamo a sfumarlo in questo modo, in questa parte dell'occhio. Prendo uno specchio, forse così mi vedo meglio.
Ho questo specchio, dicevo, uno specchio molto utile perché ha delle parti dove io posso veramente ingrandire quello che è il mio occhio e quindi capire meglio quello che sto facendo. Comunque la posizione è perfetta, è precisa, proprio in questa parte dell'occhio, così andiamo a fare anche sull'altro. Come vedete, questo ombretto alza moltissimo l'occhio e lo fa sembrare più grande, per cui a me piace moltissimo e ogni tanto per un trucco speciale ci sta di truccarsi un po' di più. Lo facciamo anche sull'altro occhio, cercando sempre di rispettare ovviamente le zone di cui parlavamo, per cui scoprendolo bene dal centro dell'occhio verso l'esterno. Ecco qui, è un piccolo arco, come se voi doveste tracciare un piccolo arco che c'è proprio in questa zona dell'occhio. Spero che sia chiaro, che voi lo vediate bene. Comunque è molto semplice, io lo picchietto così semplicemente e vedete già l'effetto, è molto bello secondo me, anche restituisce un colore agli occhi davvero festoso, ecco, adatto appunto a San Valentino. Come procediamo? Ovviamente, come vedete, io l'ho già applicata. Procediamo con l'applicazione della matita, anche questa è di Essence o Essence, come vi piace, è la matita automatica. Io utilizzo una dark brown, per cui metto giù anche questo, dicevo, è una matita long lasting. Vediamo se riesco a inquadrarvi proprio la tipologia di matita, eccola qui. E questa appunto è una matita automatica che è molto facile da applicare. Allora, come si applica questa matita? Io tendo leggermente la pelle e poi, come vedete, l'ho applicata nella parte sempre, diciamo, partendo dal centro dell'occhio in esterno. Poi andiamo a ritoccare leggermente la parte centrale in modo da sfumarla leggermente e quindi questa è la matita. Provatelo per una serata speciale. Mi raccomando però partite molto leggere, perché è una cosa classica quella di dover poi bilanciare gli occhi perché uno è venuto più intenso e l'altro meno intenso. Con questa matita la potete anche sfumare, per cui mi raccomando partite veramente delicate e ricordatevi che ovviamente non abbiamo più, io vedo mia figlia, è fantastica, quando lei si mette la matita fa una linea, ovviamente la pelle non si muove neanche, è perfetta e dura fino a sera. Quando la faccio io invece so che devo comunque bilanciare un pochino, per cui procedete a piccoli tratti. Ecco, questo è per quanto riguarda gli occhi. Per quanto riguarda le sopracciglia, io utilizzo un grande classico, è la matita proprio apposta per le sopracciglia di Kiko. Mi trovo benissimo, ho provato ovviamente anche matite più importanti. Una che vi posso sicuramente consigliare è di Chanel, che l'ho provata e mi sono trovata benissimo, ma devo dire che se devo fare un acquisto appunto continuativo e mi trovo molto bene, insomma, e voglio comunque cercare qualche cosa che sia anche più economico, mi trovo benissimo appunto con questa matita. Fra l'altro, come forse tanti di voi sanno, è una matita molto sottile, per cui viene sempre consegnata con il suo temperino speciale, perché ha una dimensione speciale. Da una parte abbiamo la punta e dall'altra abbiamo il pettinino che ci aiuta a sistemare le sopracciglia. Come procedo io? Anche questo è molto semplice, le pettino ovviamente in esterno. Allora, una cosa che vi voglio dire per quanto riguarda le sopracciglia, ma per quanto riguarda il viso in generale, ho scoperto che in realtà la bellezza, proprio quella canonica, quella classica, non quella di cui vi parlavo nel mio video Belle Subito, ma quella che viene, diciamo così, riconosciuta in fotografia, per cui questa donna è bellissima, questo uomo è bellissimo, è perché c'è una particolare simmetria fra quelle che sono le parti del viso. Per cui, siccome invece non siamo il 99,9% delle persone, non hanno un viso perfettamente simmetrico, cerchiamo di giocare prendendoci cura delle sopracciglia, soprattutto, che è una cosa che bilancia moltissimo il viso, con il disegno. Io so, per esempio, delle mie sopracciglia che ne ho una più intensa e l'altra meno intensa, per cui cerchiamo con il disegno, sempre aiutandoci con uno specchio ovviamente, di andare a rimpolpare le sopracciglia in modo che risultino abbastanza uguali, ecco, non vorrei dire identiche, però questo è più difficile, per cui abbastanza uguali. Allora, io come faccio? Ho sempre bisogno dello specchio, altrimenti è un po' complicato. Comunque, come faccio? Il disegno parte dal basso, così. Io creo due linee immaginarie, una che è la base, diciamo, della sopracciglia e una invece che è quella superiore che va a chiudere. Ovviamente su tutte e due, creando questa linea, riesco ad andare a disegnare il contorno della sopracciglia. Poi io ho le sopracciglia molto chiare, per cui non devo esagerare e faccio dei piccoli tocchi
verso l'alto per ingrandire un pochino quelle che sono le sopracciglia, un po' con le tendenze della moda di adesso, perché c'è stato un momento nel quale, soprattutto negli anni 90, 2000, così le sopracciglia dovevano essere sottilissime, mentre adesso non è più così. Anzi, le sopracciglia adesso vanno di moda abbastanza corpose, per cui è bello poter, diciamo, prenderci cura proprio delle nostre sopracciglia cercando di dare una forma. In questo senso, come vedete, poi le pettiniamo, vanno pettinate prima e dopo l'applicazione della matita, e questo è il gioco, è fatto, è molto semplice. Ragazze, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per stare aggiornati su tutte quelle che sono le news dei Luci dell'Arte. I video nuovi escono il martedì e il sabato. Ed ora il grande protagonista. Devo dire che questo è diventato virale, per cui anche questo, grazie a mia figlia, mi trovavo in un negozio meraviglioso pieno di proposte per quanto riguarda il mascara, e anche io ovviamente ho ceduto a questo splendido mascara di Clinique. Devo dire che già dalla prima applicazione io ho visto una grandissima differenza. L'ho applicato prima, non so se riuscite a vedere le mie ciglia. A me, che io ovviamente conosco le mie ciglia, sembrano lunghe il doppio. È un mascara, allora si chiama Clinique, vi do il nome perfetto, il nome preciso: High Impact High Fi Full Volume Mascara. Ok, ve lo lascio giù in descrizione perché anche come nome non è facilissimo da ricordare. Comunque è quello verde e non è waterproof. Io non utilizzo mai mascara waterproof perché poi per me è difficilissimo toglierli la sera. Se siete bravi ad utilizzare il mascara waterproof e fate per l'appunto una doppia pulizia la sera in modo da rimuoverlo tutto, allora benissimo. Altrimenti io vi consiglio di utilizzare questo, eccolo qui, questo di Clinique. È veramente un mascara eccezionale, ha uno scovolino particolare che ci permette appunto di andare proprio ad inserirci in tutti i dettagli dell'occhio. Possiamo partire proprio dal centro e andare così ad estendere tutte le nostre ciglia. L'effetto è davvero meraviglioso. Ha dei piccoli filamenti all'interno che ci aiutano poi ad allungare un pochino le nostre ciglia, e anche questo, diciamo, che è uno dei metri di misura per quanto riguarda la bellezza canonica. Avere delle ciglia lunghe comunque sembra che dia molto fascino, e questo veramente è un mascara che vale l'investimento. Ragazze, avete ricevuto la newsletter? Vi lascio giù il link, quella di febbraio sta per uscire. Ultima cosa che ho scoperto è, sapete, le mie labbra. Ecco qua, parliamo di labbra. Allora, l'ultima cosa che ho scoperto, ovviamente sapete che io non utilizzo rossetti perché faccio veramente fatica a vedermi con il rossetto, perché vedo che ho una tonalità molto chiara, però volevo per San Valentino avere qualche cosa di speciale, e l'ho trovato. Sempre di Clinique, si chiama Pink Honey, eccolo qui. Ovviamente questo è il Pink Honey, poi esiste anche il Black Honey ed è un, diciamo, rossetto non rossetto. Loro lo chiamano almost lipstick, che significa quasi un rossetto. Però la cosa bellissima di questo rossetto, ve lo faccio vedere appunto, è che è un rossetto che cambia colore non a seconda della temperatura delle vostre labbra, ce ne sono molti in commercio in questo senso, ma a seconda di quante volte lo applicate. Vi faccio vedere sulla mia mano, spero che si possa mettere a fuoco. Ecco qui, questo è un primo passaggio, per cui è super light. Poi però, se io insisto, il colore diventa sempre più intenso e quindi ci crea, diciamo, questo film colorato che può essere dosato a seconda delle vostre intensità, delle vostre volontà o delle nostre volontà. Allora, io ho provato ad applicarlo proprio la prima volta e già con una prima passata sembra che io abbia veramente un rossetto importante. So che avete visto qualche mio tentativo negli scorsi video, in alcuni veramente sembra che io abbia appena mangiato la marmellata, lo dico sempre, per cui per me è un po' difficile, diciamo, il rapporto con il rossetto. Mi piace molto però poter giocare con qualche cosa che comunque mi dà un po' di colore in queste giornate invernali, un po', diciamo, che hanno bisogno di un po' di grinta. Allora ho provato questo. Ovviamente poi, oltre a questo, vi lascio giù invece alcuni rossetti meravigliosi rossi che io ho potuto vedere e che non sperimenterò su di me proprio per i miei colori, ma sono sicura che se voi avrete dei colori più intensi dei miei, sarà bellissimo poterli indossare la sera di San Valentino. Allora, come si applica? Io faccio così. Ecco qui.
È semplicissimo. Ieri sera l'ho applicato per la prima volta perché volevo sperimentarlo appunto prima di poterne parlare con voi. Volevo essere sicura dopo il mio acquisto che funzionasse e devo dire che è il primo rossetto con il quale finalmente mi vedo, perché è molto leggero. Poi che cosa vi consiglio? Vi consiglio comunque sempre di applicare una matita anche per le labbra. Infatti io adesso ho acquistato 2 o 3 matite particolari per le labbra che appunto mi aiutano un pochino a fare il contorno delle labbra e quindi a renderle un po' più uniformi e anche diciamo più in evidenza. Poi potete giocare un pochino uscendo leggermente sopra da quella che è la rima labiale e quindi ingrandire leggermente le vostre labbra. Io non sono un'esperta in questo, per cui vi dico sperimentate prima a casa, non sperimentate quando avete un evento importante, ma cercate un pochino anche voi di trovare l'equilibrio giusto fra quelle che sono le vostre labbra appunto e tutto il viso. Una cosa molto importante è: se truccherete molto gli occhi, perché con l'ombretto si può anche diciamo intensificare l'utilizzo, per cui si possono rendere veramente molto evidenti gli occhi fino a creare uno smokey eye, per la bocca invece assolutamente cercate di puntare su uno di questi 2 elementi. Ecco, per cui se voi indosserete uno splendido rouge di Dior intenso e long lasting, allora non accentuate troppo gli occhi, cerchiamo sempre di rimanere minimal chic ed eleganti anche nel trucco. Vi dicevo, io ho acquistato qualche matita per poter provare. Ovviamente quelle di Essence sono diciamo molto economiche, per cui potete sperimentare vari colori. Questa per esempio è super nude, io la utilizzo anche per creare una linea esterna a quella che sono le mie labbra, mentre una matita meravigliosa che come vedete ho utilizzato molto, che vi consiglio, è di Charlotte Tilbury ed è sempre questo colore. Adesso vi metto anche questo colore giù in descrizione. È un colore abbastanza intenso per me, infatti io ci devo andare molto cauta, diciamo, però mi è piaciuta tantissimo e devo dire che la qualità si vede, per cui se dovete acquistarne una sola, siete abituati ad utilizzare il rossetto e sapete qual è il colore che vi starà bene, sicuramente Charlotte Tilbury è una marca eccezionale per quanto riguarda i trucchi, per cui mi sento veramente di consigliarvela. Ecco ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo nostro trucco per San Valentino. È un trucco, come vedete, molto light, come solitamente io utilizzo fare, anzi per me questo è un trucco abbastanza impegnativo diciamo, però una volta ogni tanto è bellissimo anche potersi amare in questo senso e quindi dedicarsi un trucco soprattutto per noi stesse e poi per gli altri. Io vi mando un grande abbraccio e a presto.